L'adroterapia è una tecnica avanzata di radioterapia che impiega fasci di protoni o ioni carbonio accelerati in modo da colpire con estrema precisione tumori radioresistenti o inoperabili, risparmiando i tessuti sani circostanti. La tomografia ad emissione di positroni, o PET, è una delle tecniche più utilizzate per controllare che il trattamento erogato sia conforme a quello pianificato. I sistemi PET, impiegati ad oggi, richiedono molto tempo per produrre immagini di qualità sufficiente ai fini diagnostici. Un team di ricercatori dell'Università di Pisa, Dipartimento di Fisica, ha proposto un metodo innovativo per superare queste limitazioni. Tramite un meccanismo di sincronizzazione automatica con il sistema di erogazione del fascio terapeutico, si riescono a produrre immagini PET più nitide ed in minor tempo. Questa idea si è concretizzata nel progetto Spectron, finanziato dall'Università di Pisa nell'ambito del bando Dimostratori Tecnologici 2018. In questo progetto è stato prodotto un prototipo PET che consiste in una coppia di rivelatori composti da matrici di cristalli scintillanti che emettono luce in seguito all'assorbimento di radiazione gamma. Fotorivelatori al silicio e circuiti elettronici integrati, sviluppati appositamente, consentono di convertire la luce in segnale digitale. Partner del progetto Spectron è il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica CNAO di Pavia, unico riferimento italiano e uno dei soli 6 centri al mondo duali, dove per l'adroterapia vengono utilizzati sia protoni che ioni carbonio. Le immagini di questo video ci mostrano il sistema PET di Spectron in fase di test presso una sala di trattamento del CNAO. L'esperimento viene eseguito utilizzando un fantoccio plastico che riproduce le proprietà dei tessuti umani. Lo scopo è quello di verificare il funzionamento del prototipo in condizioni che simulano un trattamento clinico.